Buonasera Feltri. Senta Feltri, cosa ne pensa della Schlein che voleva candidare la Salis? Trovo che l'idea sia giusta. Ah sì? Ah. Sì, coerente. Ah beh, buono. Se non sbaglio volevano candidare anche l'Annunziata. Sì, sì, ancora in lizza l'Annunziata. Quindi avremo la Salis, no, sì, l'Annunziata. Sì. La Schlein. La Salis non più, ma insomma. Sì. Una volta la sinistra appoggiava l'intifada. Adesso ha sposato l'antifiga. No! No, 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 Feltri. La prego. No, non si possono dire queste cose. Su. No. Ci manca solo dire. La Thunberg? Sì, vabbè, no. Per no. Fare il poker di Cessi porta sfiga. No, allora non offenda, no, cambiamo quale discorso. Offesa? È oggettivo che Salis, Annunziata e Schlein siano la morte della libido. Ma non è un tema, non ci ogni interessa. Ogni volta che una di loro appare si cancella una categoria su YouPorn. Allora, no, per cortesia. Ma no, è così, quelle tre sono l'antimateria del testosterone. Ma chi se... ma non... a parte io che... piuttosto avrei candidato Carla Bruni. Vabbè, ma cosa c'entra Carla Bruni? Ma non l'ha vista dalla Fagnani. Ma sì, l'ho vista. Quando ha detto che gli dà giù parecchio di alcol. Sì, quello è un problema suo, Sarà anche un problema suo, ma potrebbe risollevare il batacchio mio. Che non ci interessa come argomento. Visto non... che A. Cosa? Lei è aperta all'adulterio. Ha detto che in qualche modo... B. È sempre ciucca. Ma non è sempre ciucca. Io potrei intrufolarmi in casa sua di notte e dirle... Sì. Lo stappiamo sto camparino. Ma cosa dice? Ma perché? Ma secondo lei una come la Bruni da lucida con me ci viene? Ma chi se ne frega? No, e comunque ha sodato che tutte queste cioppe di sinistra vogliono l'immigrazione indiscriminata perché pensano che nella massa qualcuno che trova il coraggio di bombarsele di sicuro scappa fuori. No. Giocano sui grandi numeri. No. Basta. No, continua a dire cose irricevibili. Ma è irricevibile cosa? La verità è la prova che la sinistra ha ingolfato le classi di stranieri, tanto che la mattina alle 8 davanti alle scuole italiane c'è sempre un ingorgo di cammelli. Ma cosa dice? Ma guarda, ma non è vero. Ma no, dico che ormai nell'intervallo a merenda c'è solo couscous. Ma non è vero. A parte che oggi le scuole sono plagiate dalla cultura di questi qui, tanto che gli insegnanti devono dire che Anita Garibaldi aveva il burk. No. E che Nerone ha dato sì fuoco a Roma, ma facendosi esplodere col giubbotto di Tritolo. Allora, la vuole smettere? Dice tutte assurdità. È ma infatti è un'assurdità che un ragazzo italiano bianco, cioè normale, si trovi in classe con tutti i bambini arabi, zingari, rumeni, albanesi, che loro natura rubano. No. Quindi per mangiarsi una merendina l'italiano medio in classe se ne deve portare 30. La smetta, per favore, la smetta. No, siamo non arrivati senso. Al paradosso che il discriminato è il bimbo bianco. Ma no, ma quando mai? Quando la discriminazione è una peculiarità della cultura occidentale. Ecco, semmai quello sì. Gli extracomunitari si hanno rubato pure questo, ma si può. Stare. Ma che ragionamenti deliranti sono! Ma la pura verità! No. Non faccia il senza verso. Contare che poi i nostri ragazzi usano questa situazione come ulteriore scusa per farsi venire l'ansia. Ma quale ansia, cazzo di ansia? Ma l'ansia di cosa? Allora, intanto guardi che l'ansia presso i giovani è un problema reale e serio, Ma quale serio? Ma come se... Questi sono degli smidollati. Cioè? Che si fanno prendere dalle convulsioni se vedono che hanno solo l'80% di batteria. No, è più serio il problema, Li prende l'angoscia nell'attesa di come sarà la prossima stagione di Mare Fuori. Ma non è vero. Ma ve lo dico io come sarà, non si capirà un cazzo come in tutte le altre. La prego, no, ma No. No, non può dire. No. Ma No, sembra una cornacchia. Sì, ma non mi prende ma poi no, in giro. Ma lo dico io. Ma non deve se dire. Se i giovani vogliono l'ansia, gliela servo io su un piatto d'argento. Cioè? Se dessero un'occhiata al debito pubblico che li abbiamo lasciato noi vecchi. Questo è un tema, certo. Tanto io sono sull'ottantina, ma che cazzo me ne frega. No, invece lei dovrebbe preoccuparsene. A me l'unica cosa, vuol sapere l'unica cosa che mi fa venire l'ansia. Non so se voglio saperla, comunque la dica. È la paura di addormentarmi col rischio di sognare la Salis, l'Annunziata e la Schlein. No. Che limonano nude senza neanche un catino sulla testa. No.